sono tornata con un nuovo video. Oggi sono tornata con la nuova recensione flash di un libro che ho finito da leggere proprio da poco, quindi ho in mente fresco fresco il mio parere e tutto. Quindi sono troppo contenta di parlarvene perché mi è anche piaciuto molto molto molto. Il libro in questione è I Cavalieri del Nord di Matteo Strukul, credo. Allora, intanto prendiamoci un secondo per ammirare la bellezza di questa copertina, perché è un qualcosa di, oh mio Dio, non so se si vedrà mai, qualcosa. È stupenda, è magnifica solo la copertina, quindi inutile dire che è stata questa ad attirarmi la prima volta, prima ancora di leggere la trama, però, vabbè. Allora, vi racconto brevemente la storia di questo libro. Il nostro protagonista si chiama Wolf. Sì, Wolf, ed è un cavaliere che viene, diciamo, ingaggiato per intraprendere un lungo viaggio in mezzo alle foreste, sia alla Transilvania. Ho dei dubbi. Insieme ad un gruppo di altri cavalieri, appunto. Mentre Wolf e i suoi amici cavalieri, amici cavalieri, tutti insieme appassionatamente, iniziano a fare questo viaggio, quando sono proprio all'inizio del viaggio, incontrano in un villaggio questa ragazza che sta, diciamo, la stanno, diciamo, punendo nella piazza davanti a tutti perché era definita una strega. Questo gruppo di cavalieri salva la ragazza che si chiama Kira e la porta con sé. Da quando questa ragazza è partita con i cavalieri, si inizia a seminare una sorta di panico. Una sorta di panico, cioè che i cavalieri vengono, diciamo, affetti da delle malattie che gli fanno diventare le mani e i piedi, mi pare, blu o viola, e poi dopo impazziscono e si suicidano. Inizialmente la colpa viene affibbiata a Kira, quindi la nostra protagonista, perché comunque da quando è arrivata lei iniziano tutte queste, sono iniziati questi problemi. E quindi così. Però nello stesso momento noi vediamo due storie andare parallele, quindi quella di Wolf e quella di Vishna, non lo so, scritto Vishjna, boh, chiamata la madre dei morti. Questa donna ha una missione contro questi cavalieri e diciamo inizia a aspettarli e a preparare la battaglia da quando scopre che si stanno avvicinando proprio all'inizio del loro percorso. Fino a che non si incontreranno e ci sarà proprio la pura battaglia. Ah, allora, la storia mi è piaciuta tantissimo, mi ha subito attirato tantissimo l'idea di questo gruppo di cavalieri che incontra questa donna definita una strega e la salvano. Mi suonava un po' strano, nel senso, perché voi dovete salvare una strega? Infatti, dopo, quando siamo arrivati a quel punto, poi la storia si è sviluppata e ho detto: ah, ok, ho capito. Cioè, per come si sono andate avanti le cose dopo. La storia è fantastica, un'idea magnifica, veramente una storia poi sviluppata benissimo, cosa tipo? La trama è sviluppata in una maniera perfetta, proprio tutta la storia ha un filo logico e non lo abbandona mai, perché degli ultimi libri che ho letto, le ultime recenti letture, molti scrittori si sono persi nel filo logico della storia, cioè è molto lineare, anche se le due storie si uniscono, quindi la storia di Wolf e la storia di Vishna, io non lo so. Quindi anche se si intrecciano, la storia continua per la loro strada, proprio per la strada, giusta, sempre quella strada, senza mandare in confusione il lettore. Tutti i personaggi sono definiti in maniera fantastica. Io mi sono incentrata principalmente sul personaggio di Wolf e sul personaggio di Kira, perché erano quelli che mi avevano stregato di più sin dall'inizio e me ne sono completamente innamorata. Mi sono completamente innamorata di Wolf, anche se non sono riuscita a ben immaginarlo come lo descrive lo scrittore, come è scritto qua dentro, ma me lo sono un po' immaginata a modo mio. Questi sono dettagli. Ne sono rimasta completamente affascinata da questi due personaggi principali, che comunque ognuno ha una storia da combattere alle spalle e
ognuno nello stesso tempo che combatte la propria storia aiuta l'altro, è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Ho apprezzato tantissimo il carattere che lo scrittore ha dato a Kira, perché io seriamente pensavo all'inizio fosse un personaggio abbastanza inutile ai fini della storia, invece si rivela essere un gran personaggio tosto con... cioè, veramente, una di quelle ragazze, dei personaggi femminili all'interno di un libro che nei libri che vanno di moda adesso è impossibile trovare. Quindi una che sa cosa fare, che non si mette pare mentali. Magnifico, magnifico, magnifico. Il scrittore ha uno stile di scrittura favoloso che ti tiene attaccato alle pagine. Io questo libro l'ho letto in 2 giorni e non me ne sono per niente pentita, perché anche avendolo letto in 2 giorni ho capito tutto e sono stata molto soddisfatta di questa cosa. Non mi sono persa passaggi qua e là, perché ha uno stile molto semplice, molto, diciamo, non voglio dire stringato perché sembra più brutto, però... cioè, che ti tiene attaccato alla storia, quindi tu puoi leggere, tu ti leggi 70 capitoli alla volta, però non ti perdi passaggi, come magari succede per Shadowhunters, che ti leggi 70 capitoli alla volta, poi torni indietro perché ti sei persa un pezzo nella foga di leggere. Un finale stupendo, io veramente. Le ultime pagine, in quell'ultima scena, se qualcuno ha letto questo libro, sul ponte, io avevo il fiato qui. No, qui, qui. È stato assurdo. Scritto talmente bene che in quel momento mi è sembrato di essere in Kira, mi è sembrato di essere in Wolf, mi è sembrato di essere nella Madre dei Morti. In quell'ultima scena è stato assurdo, veramente. Io ero. Oddio, mio Dio. Se devo essere più sincera, mi aspettavo un finale un pochino più disastrato, però bellissimo. Cioè, proprio sono rimasta soddisfatta, soddisfattissimissimissima. Bellissimo, 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 bellissimo. Copertina adesso ve la faccio vedere aperta perché. È qualcosa di... aspettate. Si vedrà mai, boh. È un qualcosa di magnifico, magnifico, magnifico. Tutta plasticata, quindi che lucida, cioè lucida, che lucida, lucida, magnifica. E poi il libro all'interno, vabbè, poi è così, e all'interno ha un sacco di illustrazioni. Ha le pagine belle spesse, quindi che non si spaccano in mano appena provi a voltarne una. Adesso non troverò mai più un'immagine. Sì, illustrazioni bellissime, soprattutto questa mi pare sia una delle mie preferite. Sì, veramente stupenda. Bella, bella, bella. Alcune illustrazioni mi piacciono di più, altre di meno. Alle ultime pagine, vabbè, ci sono i ringraziamenti. Come al solito ci sono anche dei disegni a colori. Che io non so se vedrete, boh. Dei disegni a colori magnifici, veramente qualcosa di wow. Stupendi, stupendi, stupendi. Questo qua è edito dalla Multiplayer Edizioni a un prezzo di 16,90 euro, quindi costa parecchio, ma vi garantisco che li vale tutti 16,90 euro. Cartonato con le pagine spesse, disegni a colori, disegni all'interno, questa storia è stupenda, veramente magnifico, super, 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 super consigliatissimo a tutti quanti. Così. Quindi sì, questa è la mia recensione, spero vi sia piaciuta, spero non sia una recensione delirio, perché sono un attimo da un'altra parte con la testa in questo momento, però in questo momento, in questo periodo. Quindi questo è tutto e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!